Eccoci tornati qui a New Mano Adams, come sempre. Ragazzi, oggi sono in compagnia di un giovanissimo mago, ma altrettanto bravo. Si chiama Fabio. Ciao a tutti. L'avete già visto nell'altro mio video che vi lascio sul like qua sopra e in descrizione, dove appunto mi faceva le magie. Questo è le magie di Magic C, ma mi stupiscono numero 2. Allora, Gianluchino, iniziamo subito. Con me ho un mezzo dollaro americano e una scatola di soia, quella dove che si prende al sushi, no? Hai presente? Sì. All'interno di questa scatolina ora vado a mettere il mezzo dollaro americano. Ok. In questo modo. Perfetto. Quindi puoi vedere che è all'interno, okay. Giusto? Non ci sono buchi né niente. Però guarda, sempre dentro. Basta che io mi concentri un pochino e la moneta passa fuori. Aspetta, guarda, e basta fare e la moneta dentro. Guarda, ora. Perfetto. Ti è piaciuto? Grandissimo. Prendiamo la moneta. Prendiamo la moneta e la mettiamo in tasca. A questo punto la scatolina è vuota. Certo. Però guarda, soffia. La moneta magicamente ritorna e la scatola è vuota. Madonna. Olè. Aiuto. Grandissimo. Secondo gioco. Qua con me ho due carte fatte di plexiglass, ok? Che belle! Le vedi? Sì. Puoi toccarle pure. Ok. Che rappresentano due carte che in realtà esistono, quindi l'asso di quadri e l'otto di picche. Sì. Giustamente. Inoltre ho un bellissimo mazzo di carte. Ora Gianluca, dimmi stop quando vuoi, liberamente. Sentiti libero di fermarti quando vuoi. Stop. Qua, questa la metto o la lascio giù? Lasciala giù. La lascio qua? Ok. E andiamo a inserire la prima carta di plexiglass, l'asso di quadri, che è ben visibile all'interno del mazzo. Ora, dimmi ancora stop quando vuoi. Stop. Questa la metto o la lascio su? La lascio su. La lascio qua? O qua? No. La lascio qua. E andiamo a mettere anche la seconda carta di plexiglass, anch'essa ben visibile all'interno del mazzo, ok? Sì. Quindi puoi confermare con me che tu mi hai fermato liberamente quando volevi te, giusto? Sì. Guarda, vado a prendere le carte alle quali mi hai fermato, quindi l'asso di quadri e l'otto di picche, e magicamente corrispondono alle carte grandi da te fermato in precedenza. Grandissimo. Madonna, raga. Però aspetta, voglio svelarti il trucco. In realtà il mazzo è tutto bianco. No! La cosa vera è che il mazzo è bianco, ma qui c'è la magia. Il mazzo è completamente bianco. Oh, regà! No! No! Grandissimo! Madonna! No! No, troppo bello questo, è il mio preferito! Grandissimo! Mazzo di carte. Sì. Ti devo chiedere un favore. Ok. Ti chiedo di tagliare il mazzo a metà. A metà. Perfetto. Questa metà tagliala ancora a metà. E infine quest'ultima metà tagliala ancora di là. Ok, la metto qua. Quindi tu hai tagliato il mazzo in quattro punti totalmente casuali. Esatto. L'hai tagliato te, non sono stato io. Sì. Guarda, vado a prendere la prima carta di ogni mazzetto. Sì.
Così facendo so che andrò a trovare il primo, il secondo, il terzo ed infine il quarto asso. I quattro assi. Guarda, ma guarda. Ma le carte sono tutte diverse, posso confermare? Adesso faccio vedere. Allora, guarda, lascio i quattro assi. Li lasciamo qua. Ok. Le carte ovviamente sono tutte diverse tra di loro. Sì. E ora ti chiedo, sì, gentilmente, di scegliere una carta e di farla vedere in telecamera. In televisione, agli spettatori. Vai. Non farmela vedere a me, mi raccomando. No. Direi che l'hanno vista? Sì. Ok. Andiamo a prendere la carta di Gianluca, ci rivediamo l'ultima volta, e andiamo a disperderla in mezzo al mazzo. Non dimentichiamoci dei quattro assi che erano qua con me. Quindi abbiamo 1, 2, 3 e 4 assi. Attenzione, perché puoi dirmi che carta hai pescato? La regina di fiori. Il 9 di fiori. La regina di fiori o il 9 di fiori? La Q. La regina di fiori. Sì. Immaginiamo di prendere la regina di fiori dal mazzo e di andare a stamparla su uno dei quattro assi. Infatti, a fare la regina di fiori. Guarda, prendo la regina, la metto sul tavolo e quindi mi rimangono in mano tre assi, giusto? Prendo ancora la regina, la stampo. No, ma ero dire. E la regina è ancora una volta. Non è possibile. Mi rimangono in mano due assi, attenzione, l'asso di fiori e l'asso di quadri. Basta fare. In mezzo, no, se e mezzo... a fare la regina. Guarda, la regina la prendo e la metto ancora sul mazzetto di assi, quindi mi rimane l'ultimo asso, che è l'asso di quadri. L'asso di quadri. L'asso di quadri, basta fare così, sfregare e si trasforma nella carta, diciamo. No! Che... No! Mano, non è possibile! Non è possibile! I quattro no. assi. Cioè tu hai duplicato. No. Grande Gianlu. La messa 5, no? Sì! Grandissimo! Ok ragazzi, questo è tutto. Io sono rimasto completamente così come uno scemo a vedere lui che faceva cose surreali. Comunque lui è Magic Cima. Mi trovate. No, Magic Cima. Mi trovate, cliccate su di me. Cliccate su di lui oppure sul like qua sopra, oppure in descrizione, oppure sui commenti ci sarà lui per andare a vedere appunto il suo canale. Mi raccomando, per non perdervi tutte le sue magie, comprese queste, iscrivetevi al canale che anche le soluzioni ci saranno. Non è vero. Scherzo, però comunque iscrivetevi. Ciao a tutti.